La puntata 23, Bucio de Gu, Dio diverso dagli Shinigami, aiutami te, inizia meno 2, con un recappino. Sì, ma è cattivo! Potresti morire, Matsuda. Speriamo. L. De no. Vado a compiere azioni ponderatissime che non mi rovineranno! E via con la puntata! Ma che puntata? È un puntatone questo, cazzo! Ma prima, sponsor del video! Mla Isa! I cosmetici da usare per farvi un colpo a chi ami, per uscire la sera, al lavoro, in chiesa, al battesimo dei gemelli del tuo ex marito! Eh sì, sempre Buongiorno! Stavo guardando Bake Off, me devi credere! Ma tu dovresti guardare la mia ossessione, i trigliceridi! Guarda Light! Prendo una banana e me la mangio! Non so di che parli, non si mangia così quel frutto. Ma bravo che te lo mangi, ritiro tutto, perché a forza de croissant, de macaron e de maritozzi, per me a sera caghi tutte le altre lettere dell'alfabeto! Per questo stai in quella posizione! Se te arsi colori tutta la stanza di toni autunnali! Torniamo alla puntata di Sakura TV che avevamo lasciato, dove Matsuda continua a regge botta, prendendola larghissima. Hanno venduto 3 ore di spazi pubblicitari, quindi solo alla fine dirà chi è Kira. Ma che te lo do io. Mentre Iguchi la guarda in auto. Non si fa. Potresti fare un incidente, farti male, o peggio, uccidere qualcuno. Io l'ho incontrato, sa? Mi ha visto in faccia! A parte 10 minuti fa quando è cascato il pannellone? Sì! Lei è coraggiosissimo, me lo lasci dire! Ha fegato! Cazzo! C'ho pure la mirsi, i bormoni, non mi manca niente! E non ha paura per tutti sti organi? Soprattutto il cuore che si ferma! No! Perché stando alle mie ricerche, io lo so, tu che mi stai a guardare lo sai, ma voi ancora no. Kira ha bisogno di 2 cose per uccidere. Ma che cazzo ne sa? Il volto e il nome. Mi sta facendo capire che è inutile cercare il suo nome. Che mica è scemo, ha cancellato tutto. A sto punto, torno a casa, nasconde le prove dentro un fosso e amen. Matsuda sta a fa' troppo o spavaldo? Però chi cerca trova. C'è la possibilità che io possa schioppare. Allora ci provo. Te che dici, Rem? Rem? E chi è? Oh, vedi, è psicopatico. Pensa di parlare con Michael Stipe. Dici che dice al lettore CD. Perché non sta parlando al telefono. Non ci sono radio, walkie talkie, bicchieri con filo, niente. C'è solo lui. Il mistero si infrattisce. Ma la verità sta venendo potata piano piano. Insomma, starò a fa' una cazzata andando alla Yoshida. Ma io che cazzo ne so, scusa. Sono imparziale, non ti posso dire le cose. Non le lette le regolette. Qui Rem, ragazzi, stai aiutando Misa come cazzo ti pare. Oh, dovresti dare mano a lui, il possessore del quaderno. Sono imparziale. Non va bene, ragazzi. Che? Questo fa le domande e nessuno risponde. Mo lo chiamo e ci penso io. No, ma come no? Come? Io sono bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, perfetto, fortunato, testa, amorevole, talentuoso, empatico, sorriso, elegante, apoliatico, obiettivo, atletico, compreso, persuasivo, gentile, amato, grido, sognatore, ammirevole, rispettoso, prevuoso, impressivo, meritevole, accogliente, confortevole, accogliente, pragmatico e educato. Se uno fa una domanda, io devo rispondere. Non può cadere così. Che bravo figlio. Faccio il numero. Placcatelo, bastardi. Ti uccido. Rem, comunque, non solo non dà una mano al possessore del quaderno e continua a dare una mano a Misa imperterrita, ma lo spinge proprio ad andare alla Yoshida Production. Deus Rem Machina. Perché Iguchi c'ha i dubbi e ingenuamente si fida di lei. Dai, su, torno a casa. Bravo. Fatte fregatar più coglione dalla serie. Che fra un po' dirà il nome tuo. Volevi una vita alla Gianluca Vacchi? Enjoy, Gabbio! Alla Yoshida! Forse è Iguchi il poverino della situazione. È veramente quello che si applica, ma non è intelligente. Pure i colleghi lo piano per culo. Quello che vuole di più è essere amato e rispettato. Oh!
No, è un killer pazzo che vuole solo arricchirsi a scapito di tutti. Non empatizzate! Manca un'ora al Kira Reveal. Il tempo stringe come la cinta a pranzo da nonna Giuseppetta. E i Gucci, dopo pranzo, senza manca aver preso il caffè e fumato una sigaretta, si caga sempre più sotto e comincia a pensare a tutte le possibili opzioni per non farsi sgamare. E questo è bello. Quest'episodio è uno dei miei preferiti, anche se si svolge tutto in macchina praticamente. Tipo, forse mi conviene ammazza pure tutti quelli che ho chiamato. Ma sì, che te frega. E Misa. No, aspetta, parliamone un attimo. Non è alzato tutto sto bordello per sposarla? Te stai quasi faccio capo e questo. Perché la vuoi uccidere? Non mi ha risposto, anzi mi ha attaccato. Non è quello che cerco in una moglie. Esasperato. Palombelle. No, no. Ma se li ammazzi tutti, allora sì che te scioccano, controllando i tabulati. Hai ragione, Rem. Quanto sei brava. Non so cosa farei senza di te. Ta caveresti probabilmente. Come? So contenta di schiarirti la mente. Ma scusate, qui Rem ha salvato la vita a Misa. Qualcuno potrebbe dire, perché lui la voleva uccidere e ha cambiato idea per colpa sua. Diventa schifezzina la netta, sappia subito. Le grandi menti della Task Force si fanno le grandi domande con grande dignità. Ma con chi cazzo sta parlando? Sarà uno Shinigami? O sarà un caso clinico? Arrestiamolo subito, non dovrebbe guidare alle allucinazioni. Sta impazzì? Sì, ma per la tensione che sale. E a questo punto i Gucci rinuncerà al quaderno? Ci sta a pensare? No, pensa ancora di potersela cavare. Mentre Matsuda si spertica in appelli. Kima, fa la cosa giusta? Sì, sì, ma faccio un fatti. Sono arrivato alla Yoshida, dove Moji e Iber lo attendono concentratissimi. Soprattutto Moji. Guardalo, non gli devi parlare, mo. I Gucci in bocca negli uffici e trova il nome di Matsuda. Farso pure questo, ovviamente. Anche se sarebbe stato meglio scrivere quello vero per verificare l'effettiva morte. Non sia mai bleffasse, belle fasse, elle. Ma pure così funziona. Tutti non stanno più nella pelle. Una malattia. Nell'attesa di scoprire finalmente come ammazza Kira. Ecco, ecco, lo sta per fare. Lui ride, finisce dando tasse le cagatine, poi lo straia, se ne va. E allora? Ci ha ripensato. Se va a costituire. Lo sai che sarebbe la cosa peggiore per noi, paradossalmente? Perché le prove se le pia la polizia e noi non scopriremo mai niente. No, no, sta andando in macchina. Ah, avrà lasciato l'arma lì. Giusto. Cambia telecamera. Che pathos. Capisci perché ogni 4-5 puntate acchitta una cosa del genere. Mentre L qua dice una cosa che non capisco. Pure nella traduzione inglese. Ma nel fumetto non c'è. Se gli serviva soltanto il nome, avrebbe anche potuto prendersi il curriculum piuttosto che rimetterlo nel cassetto, no? No, perché se dovrebbe fregare prove? Così la gente sospetta veramente d'omicidio, perché se sono fregati il suo curriculum, di cui Gucci chiedeva. Se lo scrive il nome lo lascia lì il curriculum. Ma che gli fanno di? Boh, 37, 38, 39. Conti pure male. La risata dell'altra puntata che Todica fa. Non sei come Light, mi dispiace. Non t'hanno dato manco un colore quando pensi, dai. Persino Matsuda ce l'ha. E infatti Matsuda non muore. Mannaggia l'IRPEF, crepa! Ha risbroccato a caso? Bisogna aiutarlo, è l'uomo sbagliato, ragazzi. No, è che già ha fatto la sua cosa. Ma non sta funzionando. Ma qual è il suo potere? Sperarlo. Te piazza in corpo e a quello gli pia. Non si capisce bene ancora come ammazza. Cerchiamo di scoprirlo. Non prima di una chiamatina a Misa. E spegnilo almeno! Che gli attacchi papà sfregio è brutto! È già la seconda volta! Maleducata! Questo però fa aumentare la rabbia di Gucci e la possibilità di fare errori, tipo rinunciare al quaderno? No. Meglio un giorno d'addio di un nuovo mondo o 100 da Gino Pippo Fributo? Famo 50 da i Gucci. I Gucci gang, Gucci gang. Cosa avrà voluto dire? Rem, famo air trade. Che trade? Sta a parlare col broker? Rem è una criptovaluta. Dopo tanto tempo si riparla dello scambio degli occhi del muori. Userò gli occhi del muori per poterne uscirne fuori, per scoprire come te chiami.
e ammazzate come un cane. Muori! Comprensibile. Drastichino, ma comprensibile. Iguchi vede che le opzioni stanno finendo e la tensione sale sempre di più. Rinuncia a metà della sua vita per non annargarvi. E Peppo deve vedere il nome di Matsuda solo guardandolo in faccia. Ma dove la vede mo la faccia? Alla Yotsuba, quando Matsuda si fece sgamare nelle registrazioni delle telecamere. Chi di grande fratello ferisce? E questo è importante, come particolare. Anche nelle registrazioni si può vedere la durata vitale. È importante perché giustifica il one shot. Koryuk è visibile dalle telecamere. Per chi aveva toccato il quaderno. Spoilerino, vabbè, l'inizio, questo è l'inizio. Te ricordi? No? Ci ho fatto un video. Comunque, se si possono vedere le durate vitali, si possono vedere pure i Shinigami. Ma comunque, occhietti activated. Aiguchi gli pia bene. Gli pia un po' troppo bene. Se fomenta malissimo. Sono invincibile. Sono invincibile. Sono invincibile! Chiunque se la vedrà con me sarà sconfitto! E io mi sono presa metà da vita. Qua. Che corseno de poi, vabbè. Nel tempo per un caffè te sei presa. Preso metà della tua vita. Consigliandoti nei modi più sbagliati possibili. Dal punto di vista dei Gucci, ovviamente. Re degli Shinigami? Ma una regola... per gli Shinigami del tipo non posso tifare contro il possessore del quaderno e raggirarlo per fare lo scambio degli occhi del muori? Niente, eh? Bene. Sgombatina e tu ti appresso a lui, compreso Chips. Ma che sta a fare? Guarda la TV mentre guida. Ma io la rovino! E anche Iguchi, come fece Light con le chips, lo prende e se lo mangia! Non andava così nel telefilm, eh. Si è spatasciato la gente. Che tragedia! Che tragedia! Ma come cazzo ha fatto? Belle! Che tragedia, Sese! Ha messo la mano nella borsa e ha fatto la sua cosa. Ma soprattutto, come ha fatto a scoprire il nome dell'agente? La soluzione più ovvia è che l'agente non era capace a guidare e ha fatto il botto da solo. Una coincidenza! Ma più un motorino! No! È che adesso il terzo, quarto, Kira ha il potere di uccidere solo guardandoti! Ma non per il potere, guarda che tipo! A tutte le unità, decine, centinaia! Iguchi ha sbroccato del tutto! E te lo sto dicendo da inizio puntata! È ora di consegnarlo alla giustizia! Su un piatto d'argento! Servito freddo! Pigliatelo! Regolette del muori! Ma dopo però stai a vedere che inseguimentone! Se sente proprio la paura dei Iguchi che sale! È costruito bene! Plausibile per un uomo come lui! Sono delle reazioni comprensibili di un essere umano! Più va avanti, più c'ha la strizzina! Questo è quello che dico dei pretesti de trama scritti con senso! Piano piano lo portano dove vogliono loro! Capito? No! Scrigni random! Regolette del muori! Regolette! Questi sono i termini e condizioni d'aggiornamento del Death Note. Ma chi li legge? Tranne Light. A pensarci bene, sto libricino scamma un pochettino, eh? Shinigami, dovresti dirmi le regole prima che io lo prenda e accetti di sacrificare la mia anima al mu ai bovini. Consenso informato, sto cani. Ma quanto è lunga? Che comunque, vabbè, te fa lo spieghino degli occhi del muori. Poi ti dice che i possessori del quaderno non possono vedere la durata vitale di altri possessori del quaderno, come mi ha sgamato Light, perché non sono più prede, ma predatori. Perdono il diritto di sta più di 100 metri vicino alle scuole e non possono vedere nemmeno la propria di durata vitale. Già lo sapevamo anche questo, e meno male, perché se no Iguchi sbroccava ancora di più. Seconda regoletta: gli Shinigami non possono dire ai possessori del quaderno i nomi e le durate vitali che può legge lui o lei o l'asterisk. Però può indicare ai non possessori del quaderno che gli stanno simpatici chi è il quaderno in quel momento. Sì, sì, ancora con ste regole. Rem fa come gli pare. Torniamo alla puntata. L chiama i guardie. Per cortesia, L, teniamo famiglia. Viva Kira, il nuovo re. Non ci mette in mezzo. Vi chiamo proprio per questo. Lo arresteremo noi. Non fate niente, mi raccomando, che come vi muovete fate danni. Ok, L, è il nostro forte. Tutto per te. Ti daremo una mano. Consci del pericolo. Divideremo i meriti dell'arresto. Ciro organizza cose con Demegawa. Ti ricordi quando te l'ho sparato? Sto sempre in tempo. E persino L passa all'azione. Esce dalla quarantena. Era l'ultimo rimasto. Non prima di confiscare Misa. E calma.
là, siamo tornati alla puntata 16. Non puoi venire con noi, non c'hai il green pass. Le di diritti della persona. Allora stai qui incatenata. Mi sembra più ragionevole. E le guida l'elicottero. Cristo, me le tirate fuori! Ma sei pilota, hai una licenza. Se uno bucasse la scuola che hai fatto, se scopre come ti chiami. Ma no, la licenza è per chi c'ha paura della vita. Ci vuole solo un po' di intuito. Citte. Watari tira fuori i ferri grossi così. Iginio, quello non è un mattarello. Misamilf. Wedi. Wedi. Iguchi sta andando alla Yotsuba. Fagli trovare le registrazioni di Matsuda. L. Cancella tutte le registrazioni di Matsuda. Iguchi quindi non trova niente. La tensione sale sempre di più. Vero Iguchi? Mannaggia le penne a sfera. Vero. E l'unica cosa che gli rimane da fare è andare a Sakura TV, dove lo vogliono i nostri eroi alla fine della corsa. Purello. A sto punto Iguchi te fa pena. Anche se non se fa. Ma sei troppo stupidino. Questo è un anime manga di gente col QI da qui fino a lì. Ma tu avere un QI di due cifre non basta. Eh no. Ma non hanno ancora niente contro di te. Lo sai, sì. Perché loro lo sanno. Prove circostanziali che l'azienda è andata bene. Sì. C'hanno i video che voi dite ammazziamo questo. Ma non sanno come ammazzi. Non c'è l'arma del reato. Non sanno niente. Non me fa la lindata. Non me fa l'infantile. Sono entusiasta all'idea di andare a Sakura TV. Wedi e Chiro stanno già là dentro. Tiè. Non posso prendere questo oggetto. E manco lo posso far vedere. Se no sta puntata fa la fine della 17, vietata ai minori a caso. Un fero, è un fero. Pure questo. Anche se già ho fatto vedere fucilone. Iguchi arriva a Sakura TV non trovando nessuno. Sospettino! Che fortuna! Niente proprio, non si fa più domande, si illude. Dice, è perché è una puntata pericolosa. Ho capito, ma cioè, ormai ammazzare Matsuda è l'unica ragione della sua vita. Si farebbe arrestare per ammazzarlo, per evitare di farsi arrestare. Ma finalmente entra e scopre i manichini. Si è messo una maschera per evitare di farsi vedere in volto. Astuto! No, sì, è una trappola! Sei in arresto! Tutto quello che dirai sarà usato contro di te al tuo funerale se te muovi. Però Iguchi si muove. Chiro se pia una pistolettata. Taglie Chiro, mo pure pa. C'hai la street credibility. Puntata dopo puntata però stanno distruggendo quest'uomo, eh. Che è anche un modo di vedere come questo potere logora i giusti. Iguchi scappa, Iber gli spara. Bono! Dovemmo sapere come ammazza! Liscio! Marò, stanno a tutta schifio, però bellissimo. Attenzione, offrono i feri pure a Light. Ghetto L is back. Ma anche Light rifiuta, come Chiro, per gli stessi motivi. Perché? Che schifo, un'arma da mortali. Come? È illegale, non siamo criminali. Iguchi ormai si è rovinato da solo. E il piano non è più salva la faccia per fa la bella vita, ma combatte per la libertà. Che cosa credo di fare? Cos'è Apocalypse Now? E chi è che lo ferma? La polizia. Parcheggiate non tanto diverso da come le trovo io a Roma. Ma gli avevo detto le stabboni. Perché non è proprio la polizia. Oh, Aizawa. E Ide. Sì, vabbè. Aizawa. Come va in My Hero Academia? Aizawa e Ide hanno preso l'iniziativa. E hanno fatto bene. Perché sennò questa voglia più ta. Personaggio secondario un cazzo. Anche se è stato Ide a ricreare una task force freebooter, no, per continuare a indagare su Kira all'interno della polizia, rischiando il posto. Però è stato Izawa a prendere il comando di Star Task Force, quindi è tutto merito tuo. Ma quanto sei bravo. No, sei meglio te. Senpai, sensei. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci cannoli a vicenda. Per Iguchi sembra essere veramente finita. E la musica sale. È scacco. Ma non mai. Lo scacco è l'unico rimasto sano di sta serie, perché Iguchi tenta l'ultimo colpo de coda dopo il testa coda. Game over. Azzopelle. Watari, come le fatti i soldi? È così che catturavi gli orfani? Lavoravi in un certo ranch prima? No, Iguchi farbotto. Doveva andare così. Iguchi! Sei su scherzi a morte, sei su scherzi a morte, sei su scherzi a morte. Sei in arresto.
Già te l'avevamo detto prima! Ma a quanto pare è vero che sei stupidino e bisogna ripetere le cose. Perché Gucci ancora non ha capito. Più che altro non vuole capire. È uno che proprio non vuole dare retta alla gente. E piuttosto se fa saltare le cervelle. Ah, niente, sta puntata in armeria. Non spot a Smith & Wesson. Vietata ai minori dei 666 anni solo se sei Shinigami. Ah, poi vedete sta puntata. I Gucci, disarmato, per calmarsi decide di fumarsi una sigaretta. O fate scenne, me so reso! E accetta la sconfitta. Questa è la fine del terzo quarto Kira, il Kira capitalista. E per i nostri eroi, fine dei segreti del libricino del muore, che è proprio lì, in attesa di essere colto. Come le mele, fine... da puntata. Ma no! Proprio adesso! Cliffhanger di merda! Dai, dai, la prossima cerco di farla al prima possibile. Cerco! Anche se così si avvicina sempre di più.